Aveva un tumore e una sclerosi multipla. Il braccio sinistro era giù, non lo sentivo più, non sentivo niente del braccio. Perché Dio era lì, Dio era presente e io, misero essere umano, non potevo vederlo, non potevo. E però mi sono messa in ginocchio a pregare, a chiedere. Ciao, io sono Claudia di Albenga, in provincia di Savona, e sono qui per raccontarvi quello che ha fatto Dio per me. Io sono stata un'atleta, sono stata una tennista e improvvisamente mi sono ammalata. E tutte le diagnosi dicevano che avevo un tumore e una sclerosi multipla. E la mia disabilità era documentata, i dottori dicevano non si può fare niente, però il Signore cresceva in me. E io non potevo mangiare perché ero allergica a quasi tutto, perché il tumore mi rendeva così. E allora io ho cominciato a mangiare, a nutrirmi della parola di Dio. Ogni giorno leggevo, imparavo, ascoltavo il Signore e nel mio cuore nasceva la voglia di guarire, perché io sono ammalata a 25 anni. A 25 anni ho voglia di giocare, di ridere, non di stare in un letto, di stare in ospedale. E la mia disabilità era molto pronunciata, perché io avevo la gamba sinistra che la trascinavo, ormai me la portavo dietro. Il braccio sinistro era giù, non lo sentivo più, non sentivo niente del braccio. Gli occhi, avevo i buchi nella retina e vedevo due immagini, perché la sclerosi multipla porta questi danni cerebrali. E poi il tumore che avevo mi impediva di mangiare, perché ogni volta che mangiavo zucchero andavo in coma. E allora un giorno, nel 2002, io sono arrivata alla fine. I dottori mi hanno detto: Claudia, guarda, non c'è niente da fare, hai 3 mesi di vita, il tumore ti ucciderà perché sei troppo giovane. E io ho detto: allora basta, non vengo più da voi, io vado a pregare il Signore. E sono andata al congresso di Uomini Nuovi a Milano, e durante la preghiera di Colin io sono andata lì per guarire. Quando Colin ha detto venite avanti, io sono andata avanti. Ho sentito una forza, qualcosa che mi ha preso e mi ha messo in ginocchio con la faccia per terra, perché Dio era lì, Dio era presente e io, misero essere umano, non potevo vederlo, non potevo. E però mi sono messa in ginocchio a pregare, a chiedere al Signore, e sapevo che Lui era lì. E io ho chiesto, ho detto: Signore, io voglio guarire, io non voglio stare così, se no prendimi. E allora Colin ha detto: perché mi siete stati fedeli nella sofferenza, siete arrivati fin qui. E ora alzatevi, perché siete guariti. E io ho detto: ma cosa faccio? E io mi alzo, e mi sono alzata e ho cominciato a correre, a saltare. Io erano 3 anni che non mi inginocchiavo e 2 anni che non correvo e camminavo piano. Invece mi sono messa a correre, mi sono messa a saltare, ho bevuto il latte, ho mangiato delle cose che non mangiavo da tanti anni e l'ho dato al Signore. E questa guarigione ha guarito il mio cuore. Oltre alla guarigione fisica, mi ha cambiato, mi ha dato gioia, una gioia che nessuno può togliermi, perché è la gioia di Dio. E anche se c'è tristezza, dolore, sofferenza, Dio è sempre con me. E la mia testimonianza è vera, perché ci sono tutte le cartelle cliniche. Io avevo la disabilità al 100%. In Italia vuol dire che sei al massimo del non poter fare le cose. Io sono andata lì e gli ho detto: non voglio più la pensione, non voglio più niente, perché Dio mi ha guarito. E i dottori non potevano credere a quello che era successo, e tutto quello che hanno visto non era spiegabile, perché io sono guarita di colpo, improvvisamente. E io ringrazio Dio, ringrazio il Signore e vi dico di credere e di chiedere con insistenza. Io ho aspettato 6 anni e Dio me l'ha dato. Grazie, pace a voi.